pubblico delle grandi occasioni per la prima dell'Elisir d'Amore del Teatro Regio. Siamo nel camerino con Olga Peretiatko. Lei passa indifferentemente dai Puritani, dove ha avuto un grandissimo successo al Metropolitan, all'Elisir d'Amore. Ma ti piace di più il repertorio tragico o quello buffo? Dipende. Adesso passo, non è proprio il tempo della mia vita molto bello, ma perché è morta la mia nonna. Ah, adesso mi dispiace. Io devo, proprio 3 giorni fa, io devo interpretare adesso quella Dina molto allegra, che sarà anche un po' bitter in tedesco, un po' amara. Un po' amara, immagino. No, ma dipende, mi piace molto anche questo Bellini serio, anche che canterò l'anno prossimo a Torino, che non vedo l'ora. I Puritani? Sì, non so rispondere perché... Beh, e poi sul podio c'è una persona che conosci bene anche. Sì. Michele Mariotti, lo diciamo per quelli che non lo sanno, è suo marito. Sì, perché una volta all'anno più o meno... facciamo le cose insieme, così ci siamo conosciuti. E così cercate di continuare. Grazie. Grazie. Ecco, Nemorino, quello vero, Dimitri Korchak, quello finto. Il cover. Ecco, anche Adina, stupendi. Non potevo chiedere di meglio. Grazie. Applausi per tutti i protagonisti di questo Elisir d'amore divertente e luminoso firmato Fabio Spagnoli, con la regia ripresa per l'occasione da Anna Maria Abruzzese. A presto, Paola Giulietti, Teatro Regio di Sbarri.